Benvenuti al Museo Pitre. Mi chiamo Mimmo Cuticchio, sono un puparo, un oprante, un contastorie. Questo è il busto di Giuseppe Pitre, lo studioso di tradizioni popolari che ha messo su questo museo della storia della nostra Palermo e Sicilia. Faceva il medico, andava casa per casa e raccoglieva storie, fiabe, leggende. Incontrava pupari, contastorie, cantastorie, raccoglieva manufatti, carretti, sponde, chiave di carretto, ex voto. Insomma, raccolto tante, tante bellissime cose che raccontano la storia del nostro passato. Io sarò la guida di una breve visita ai pupi di questo museo. Questi sono 20 pupi della collezione dei pupi che aveva raccolto Giuseppe Pitre. Qua ci sono dei paladini, qua abbiamo dei pagi, qualche gigante, bellissimo questo gigante con questa barba alla Giove tonante, il sultano, delle donne, qui ce n'è una che apre e chiude gli occhi. Questi nell'Ottocento erano virtuosismi, facevano parlare di quel teatro come di un teatro vivo, che i pupi aprivano la bocca e gli occhi, erano vivi. Il colore è giallo, è il colore del metallo, ma vediamoli nel particolare, come sono stati costruiti e chi li ha costruiti. Questo è il paladino Orlando. Come faccio a riconoscerlo? È l'unico che ha gli occhi storti. Ora impareremo a conoscere le sue caratteristiche. L'armatura è in ottone. Gli arabeschi sono in rame. La testa e il corpo sono scolpite in legno. Come insegna, Orlando ha la croce sulla corazza che qui manca e sullo scudo, mentre sull'elmo porta l'aquila. Rinaldo porta il leone e così via, ogni personaggio in base alla propria insegna ha lo stemma pure sul cimiero. I pupi nella prima metà dell'Ottocento erano un po' più piccoli di quelli che noi siamo abituati a vedere oggi, perché i maestri lavoravano sulla bellezza dei volti e sullo stile elegante delle armature. I colori di Orlando sono il verde per la faroncina sotto la corazza, e il verde nelle piume che qui mancano. A sinistra c'è la mano che è legata ad un filo e questo serve per alzare e abbassare la mano sinistra, ma anche lo scudo se deve fare una gestualità grande. A sinistra la cordicella alza la mano e quindi alza lo scudo per un gesto così aperto. A destra abbiamo la bacchetta di ferro che tiene
il pugno. Il guerriere ha sempre il pugno pronto per prendere la spada. Questo serve per i combattimenti. Un'altra cordicella ha la coscia sinistra, che serve per fargli dare un calcio, farlo mettere a cavallo, farlo inginocchiare davanti a un angelo, al proprio imperatore. Un'altra cordicella si trova sulla visiera, che si abbassa e si alza prima e dopo i combattimenti. Questa armatura è stata costruita da Francesco Giarratano, la testa di Rosario Bagnasco, il corpo di Vanni Consiglio, che assieme a Modica, Canino, Nicola Pirrotta, Paolo Galluzzo, Carmelo Di Girolamo, per noi è come dire Leonardo da Vinci, Michelangelo, parlare dei grandi pittori, dei grandi scultori. Sono nomi che nell'Ottocento vantavano grande maestria nello sbalzo dei metalli, nell'intaglio del legno, nella scultura delle teste e degli animali. Adesso, dopo la conoscenza di questi personaggi, possiamo sapere come erano i pupi all'inizio dell'Ottocento. Tra le prime famiglie che operarono proprio all'inizio dell'Ottocento a Palermo, bisogna ricordare due nomi: la famiglia Greco e la famiglia Canino. Questo è un cartellone dell'Opera dei Pupi. È dipinto su tela con colori a terra e colla calda. Sono divisi in 8 riquadri e ogni riquadro rappresenta una serata. Il cartellone si appendeva davanti al teatro come pubblicità, o nella vicina piazza dove era sistemato il teatrino dei pupi. La sera la gente che finiva di lavorare, i pescatori, i contadini, a secondo il luogo dove era il teatro, ma anche in città gli artigiani, i bottegai, eccetera, andavano a vedere il cartellone per conoscere l'episodio della serata. Nell'Ottocento si dipingeva solo la scritta che stava a indicare di quali fatti si parlava, perché prima erano, insomma, quasi tutti analfabeti, nessuno sapeva leggere, però sapevano tutti riconoscere i personaggi e la storia attraverso la pittura. Questo proprio racconta di come Rinaldo Pellegrino parte da Parigi, è stato bandito da Carlo Magno, e arriva a Costantinopoli, combatte da quelle parti, riesce a soggiogare 32 re di corona e diventa lui imperatore di Trebisonda. Questi raccontano tutta la storia dei paladini di Francia, che nei miei copioni conta 371 serate. Significa che ogni teatrino deve avere almeno una quarantina di cartelloni, dove si inizia con il primo riquadro, che è la morte del re Pipino di Francia, e poi si finisce dopo la rotta di Roncisvalle con la morte di Carlo Magno. Attraverso gli appassionati dell'Opera dei Pupi, il genere cavalleresco arrivava dappertutto, persino nei mezzi di trasporto, cioè i carretti. Sulle sponde venivano dipinte le gesta dei paladini di Francia e sulla chiave di carretto veniva scolpito qualche episodio. Poi i pupi entravano nelle case, i pupidi a biscotto si davano ai bambini con latte la mattina, poi c'era pupiddu, l'ovipasqua, vari pupetti, panapupiddu.
e persino i pupi di zucchero che si facevano a novembre nel giorno dei morti. Quindi i bambini, a forza di vedere dipinto, di mangiare i biscotti e i pupi di zucchero, venivano poi per riempire il teatro dei pupi. Questo è il Teatro dei Pupi che io ho aperto nel 1973, qui a Palermo. Si trova in via Bara all'Olivella. È una strada di fronte al Teatro Massimo. In questo teatro si lavora tutti i sabati e le domeniche con una puntata sugli spettacoli classici, mentre tutte le mattine si tengono spettacoli per le scuole di ogni ordine e grado. Entriamo in teatro. Questo è un piano a cilindro. Nell'Ottocento li portavano in giro sui carretti. Ce n'erano anche nei locali pubblici, però questi sono speciali, questi dell'Opera dei Pupi, perché avevano marcato nel cilindro le suonate che anticamente, cioè tra il 700 e l'800, suonavano i suonatori ambulanti. Ci sono 10 musiche diverse, c'è la marcia turca e quella cristiana, c'è il galoppo che vale per tutti i galoppi, il lamento per le varie scene drammatiche e la battaglia, la numero uno. Avete consegnato le chiavi della città di Parigi? Venite pure ad affrontare il conte Orlando. Ma venite a cento, e la mia spada durlindana vi taglierà a fil di vento. Ritirata, ritirata. Paladini di Francia, il nemico batte la ritirata. Anche noi dobbiamo tornare dentro la città. Non possiamo combattere come i lupi e i ladri nella notte. Domani riprenderemo le battaglie. E così Orlando, con tutti gli altri pupi, si sistemano ognuno al loro posto e attendono la prossima rappresentazione. La nostra visita finisce qui. Tornate, portate amici, parenti, fategli vedere le bellezze che ci sono al Museo Pitré. I carretti, le carrozze, gli ex voto, i lumi, i lumini,
ci sono delle meraviglie. E i pupi. E soprattutto non dimenticate che il teatro dei pupi è ancora vivo e i fratelli Mimmo e Nino Cuticchio vi aspettano.